Quasi tutto il nostro corpo è ricoperto di peli, anche se non li notiamo. Ci crescono anche nell'ombelico. Il loro scopo è catturare la lanugine. Guarda, visto? Un solo pelo umano può sostenere 100 grammi di peso. Quanto due barrette di cioccolato! Il nostro colore di capelli dipende dai geni. Le persone con i capelli rossi naturali non sono più del 2%. Seguono i biondi e le bionde, circa il 3%, e tutte le varietà di sfumature castane, solo circa l'11%. La stragrande maggioranza ha i capelli neri, compreso il castano molto scuro. Sì, i capelli possono smettere di crescere raggiunta una certa lunghezza. Un capello di solito cresce dai 2 ai 7 anni, quindi non supera di solito i 106 centimetri. Beh, vallo a dire a questa ragazza che viene dalla Cina, che ha battuto tutti i record di lunghezza dei capelli. Nel 2004 i suoi capelli erano lunghi 5 metri e 6. Con l'età i capelli perdono il loro colore naturale. Succede perché la cheratina riceve meno pigmento. Man mano che invecchiamo, le cellule di pigmento nei follicoli piliferi svaniscono e i capelli diventano bianchi. L'unica parte del corpo umano che non riceve alcun nutriente dal sangue è la cornea dell'occhio, che è alimentata dalle lacrime e dal liquido nella parte anteriore degli occhi. Gli occhi umani hanno una certa somiglianza con il motore delle macchine. Entrambi hanno bisogno di vari liquidi per funzionare correttamente. Il motore ha bisogno di benzina e l'occhio ha bisogno di lacrime. Per funzionare bene le lacrime devono essere distribuite accuratamente su tutto l'occhio. Ecco perché sbattiamo le palpebre fino a 20.000 volte al giorno. Insomma, la palpebra è una specie di tergicristalli. Abbiamo due muscoli veramente veloci, quelli che controllano la chiusura delle palpebre. Sì, gli occhi sono fragili e hanno bisogno di protezione. Ecco perché quando viene attivato il riflesso, questi muscoli chiudono gli occhi entro circa 100 millisecondi, ovvero non più di 0,1 secondo. Riconosciamo solo i colori viola, blu, verde giallo e giallo rosso. Tutto il resto è una combinazione di questi tre. È impossibile calcolare quante di queste combinazioni vede l'occhio umano, perché ogni individuo le percepisce in modo diverso, ma in media si tratta di circa 1 milione di combinazioni. L'incapacità di distinguere i colori, nota anche come daltonismo, colpisce circa l'8% dei maschi e lo 0,5% delle femmine. Ma gli stessi colori non sono così oggettivi come potrebbero sembrare, no? Diversi test hanno dimostrato che le persone vedono i colori in modo diverso a seconda di molti fattori come la posizione geografica, la lingua e il genere, per citarne alcuni. Significa che puoi goderti lo stesso tramonto con il tuo amico e vedere colori completamente diversi senza saperlo. Proprio come le impronte digitali, il colore degli occhi è unico. Può anche influenzare il modo in cui percepisci la luce e rendere la tua vista unica nel suo genere. Per capire come questo sia possibile, devi sapere come si forma il colore degli occhi. Questa è l'iride, la parte colorata del bulbo oculare. L'iride contiene pigmentazione e il suo contenuto determina il colore dei tuoi occhi. Ogni umano ha una quantità diversa di pigmentazione. Ecco perché non esistono due persone con gli occhi dello stesso colore. 3 geni specifici sono responsabili dei livelli di melanina e determinano la pigmentazione. Le persone con gli occhi azzurri e verdi hanno meno melanina nell'iride. Chi ha più melanina ha gli occhi più scuri, tipo marroni o nocciola. Alcune persone hanno degli occhi rari, bellissimi, neri e profondi. Ma questa è solo un'illusione causata dall'abbondanza di melanina. L'iride nera pura non esiste in natura. Anche se questi occhi sembrano molto scuri, in realtà sono marroni. Degli studi hanno dimostrato che la pigmentazione degli occhi influisce sulla tua vista, indipendentemente da quanto sia scuro o chiaro il colore degli occhi. Le persone con gli occhi più chiari sono più sensibili alla luce, il che potrebbe farle sentire a disagio nelle giornate di sole. Se hai gli occhi chiari, non dimenticare mai gli occhiali da sole. Le tue iridi contengono meno pigmento, che funge da protezione dai raggi solari. Ma dato che la melanina è una specie di occhiale da sole naturale, tu di notte hai una vista migliore rispetto a chi ha gli occhi scuri. Al contrario, se hai gli occhi scuri, puoi affrontare meglio la luce intensa del giorno.
Le persone con gli occhi scuri in teoria dovrebbero sentirsi più sicure quando guidano di notte, perché non vengono accecate tanto dai fari delle auto. La vista periferica è quasi completamente in bianco e nero, questo perché ci sono più coni che rilevano il colore al centro della retina piuttosto che ai lati. Le donne possono distinguere più colori degli uomini perché hanno due cromosomi X, mentre gli uomini ne hanno uno solo. Anche se qualcosa non va in uno dei cromosomi, una donna può comunque vedere i colori correttamente. Ecco perché ci sono meno donne daltoniche. Di sicuro hai qualche foto con gli occhi rossi, vero? Quando parte il flash della fotocamera, i tuoi occhi non sono preparati per un tale afflusso di luce. Le pupille rimangono dilatate e la luce viene riflessa dai vasi sanguigni rossi della coroide, uno strato di tessuto nella parte posteriore dell'occhio che nutre la retina. Quelle cose dall'aspetto strano che vedi ogni tanto davanti ai tuoi occhi si chiamano miodesopsie. Le vedi a causa di minuscole imperfezioni strutturali in una particolare parte dell'occhio che intralciano la luce. Con l'età peggiorano. Trascorri il 10% del tempo da sveglio con gli occhi chiusi, ovvero tutte le volte che sbatti le palpebre. Gli umani non sono in grado di usare l'ecolocalizzazione come pipistrelli e delfini. Con un po' di allenamento puoi trovare la tua strada nella completa oscurità, analizzando l'ambiente circostante dai suoni che rimbalzano sugli oggetti. Ahi, bisogna allenarsi. Circa il 6% delle persone può vibrare e scuotere rapidamente gli occhi avanti e indietro. Non significa che qualcosa non va, è solo una cosa particolare che sono in grado di fare. Lo scopo principale delle ciglia è quello di proteggere gli occhi da sabbia, umidità, polvere e sporcizia nell'aria. Le ciglia percepiscono quando qualcosa si avvicina troppo ai tuoi occhi, come un insetto che vola verso di te, e così attivano il riflesso delle palpebre. Sbattere le palpebre aiuta anche quando bisogna espellere qualcosa che finisce nei puntini lacrimali, quelle piccole aperture che hai nelle palpebre da cui escono le lacrime. Le sopracciglia impediscono al sudore di colare direttamente negli occhi. Anche la pelle e la forma delle ossa del viso concorrono a dirigere il sudore ai lati. Le cipolle producono uno speciale irritante chimico che stimola delle ghiandole speciali che abbiamo negli occhi, facendogli così rilasciare le lacrime. Il naso è probabilmente una delle parti del corpo più sottovalutate. Non saremmo nemmeno in grado di goderci il cibo senza di lui. Circa l'80% del sapore di qualsiasi alimento è dovuto al naso e alla sua capacità di riconoscere gli odori. Se ti tappi il naso mentre mangi, non sentirai quasi nessun sapore. Senza olfatto è probabile che tu riconosca il cibo principalmente dalla consistenza, quindi una cipolla potrebbe non sembrare diversa da una mela. Gli scienziati credevano che potessimo distinguere circa 10.000 odori, ma si sbagliavano. Ricerche recenti hanno dimostrato che siamo in grado di distinguere tra più di un bilione di odori. Li ricordiamo anche meglio di qualsiasi altra cosa e possono evocare anche ricordi molto lontani. Il naso non soltanto ti aiuta a respirare e a catturare gli odori, ma filtra l'aria. Ottimo per gola e polmoni sensibili. Se inspiriamo aria secca, il naso la inumidisce, la raffredda e la riscalda se necessario. Inoltre il naso depura l'aria. Le tue narici non funzionano sempre con la stessa efficienza. Quando respiri, una fa la maggior parte del lavoro e si alterna con l'altra ogni paio d'ore. Il 18% delle persone può muovere entrambe le orecchie contemporaneamente, mentre il 22% può muovere un orecchio alla volta. Le persone che lo fanno usano muscoli vestigiali deboli che abbiamo ereditato dai nostri antenati che li avevano in comune con i gatti. Alcune persone possono produrre una specie di ruggito nella testa. Devono solo tendere orecchie e mandibole. Nelle orecchie c'è un piccolo muscolo che attutisce i suoni forti, come quando mastichi. Alcuni riescono a flettere quel muscolo creando un rombo udibile. I denti sono l'unica parte del corpo che non può guarire da sola. Alcune persone vedono i colori come lettere e numeri o li sentono. Chi vive vicino al circolo polare artico sa dare un nome alle diverse sfumature della neve, perché è quello che vede sempre. Per altri invece è semplicemente bianca. Alcune lingue hanno solo nomi generici per i colori. Per esempio scuro indica le tonalità fredde come il nero, il blu e il verde. Colori come il bianco, il rosso, l'arancione e il giallo sono chiamati caldi. L'occhio elabora più variazioni di colori caldi rispetto a quelli freddi. C'è una tribù in Australia che descrive la consistenza, la funzione di un oggetto e i sentimenti al posto del colore. Non hanno alcun nome per i colori.
I Candoshi, che vivono sulle rive del Rio delle Amazzoni in Perù, non hanno una parola che descriva il concetto stesso di colore. Invece, il nome di qualche uccello giallo sarà usato per descrivere il colore giallo. Qualsiasi frutto maturo è sinonimo di rosso, mentre i frutti acerbi sono il colore verde scuro. Molte persone perdono la capacità di percepire alcuni colori con l'avanzare dell'età. Verso i 70 anni, le lenti degli occhi diventano giallastre. Il filtro giallo naturale attraverso cui guardano non permette loro di distinguere il blu dal viola e il giallo dal verde. Metà del cervello è programmato per elaborare le informazioni visive. Una parte molto più piccola è deputata alla percezione del sapore. Ecco perché il colore di un cibo o di una bevanda può stimolare o frenare l'appetito. Sceglierete sempre la mela più rossa perché il vostro cervello la percepisce come la più dolce e matura. Non esistono alimenti naturalmente blu, per cui si è meno attratti da essi e si può addirittura temerli. Ecco perché installare una luce blu nel frigorifero o mangiare in piatti blu è un ottimo modo per mangiare meno. Sceglierete sempre frutta e verdura più luminosa perché è associata a un sapore più ricco. Mangiandole ci si sente più sani e felici. Il giallo può stimolare l'appetito perché è associato all'energia e all'eccitazione. Il bianco può indurre a mangiare di più e a prestare meno attenzione a ciò che si sta sgranocchiando. Questo perché il cibo bianco sembra più innocuo in termini di calorie. Se si mangia da un piatto bianco, è più probabile mangiare troppo perché il cibo sembra più brillante. Il cervello ricorda anche il colore dell'involucro del cibo. Se si mettono delle patatine con sale e aceto in una confezione con formaggio e cipolla, non si noterà nemmeno la differenza di sapore durante lo spuntino. Le aziende alimentari sanno che si mangerà di più di ciò che vendono se è disponibile in colori e sapori diversi. Il rosso dà coraggio e forza per il lavoro fisico. Il giallo rende più felici, produttivi e sicuri di sé. Il verde porta equilibrio e armonia nell'ambiente dell'ufficio. Anche gli occhi amano questo colore e non hanno bisogno di tempo per abituarsi. L'arancione dà un senso di comfort e calore, quindi è perfetto per la lounge dell'ufficio. Gli uccelli, i pesci e molti mammiferi vedono l'intero spettro cromatico in tutto il suo splendore, proprio come gli esseri umani. Per alcuni animali una buona visione dei colori è fondamentale. Senza di essa non riuscirebbero a distinguere un frutto rosso maturo da un frutto verde acerbo. Quando sbadigliamo, usiamo i muscoli della bocca e della lingua e il contatto può spremere alcune ghiandole che producono saliva. Di conseguenza, potremmo spruzzare un piccolo flusso di saliva senza nemmeno accorgercene. All'università avevo un amico che riusciva a farlo a volontà. Era impressionante. Si è scoperto che la saliva è fondamentalmente sangue filtrato. Il sangue viene elaborato grazie a speciali ghiandole e speciali cellule ne assorbono le proprietà. Dopodiché, il sangue diventa saliva. Le persone con i capelli rossi sono l'1% di tutta la popolazione mondiale. Il 2% sono biondi naturali. La maggior parte delle persone che si vedono con questi colori di capelli ha i capelli tinti. La maggior parte delle persone che si vedono con questi colori di capelli ha i capelli tinti. Il nero è il colore di capelli più comune al mondo. La memoria è influenzata dalla posizione del corpo. Per esempio, è molto più probabile ricordare quando salutiamo qualcuno stando in piedi. La maggior parte degli scienziati concorda sul fatto che le lacrime che compaiono per l'emozione sono una caratteristica unica dell'uomo. Nessun altro animale è in grado di piangere per tristezza o gioia. Le pupille si restringono e si dilatano per controllare la luce in entrata. Se c'è molta luce, restringono il passaggio per la luce in modo da non danneggiare la visione. Al buio, le pupille si espandono per catturare quanta più luce possibile. La lingua ha molti muscoli e alcuni di essi possono affaticarsi solo quando si sta imparando una nuova lingua. Quando diamo un morso, la bocca si infetta quasi sempre a causa di tutti i batteri che ci vivono dentro. In questo senso siamo molto simili alle iene. Le ossa sono progettate per essere usate molto quotidianamente e alcune di esse possono assorbire 2 o addirittura 3 volte il peso corporeo. È impressionante, ma i denti sono ancora più forti. Anche se vi lavate i denti 2 volte al giorno e non dimenticate mai il colluttorio, la vostra bocca rimane comunque una delle parti più sporche del corpo umano. Al suo interno vivono milioni di batteri. La buona notizia è che la maggior parte di questi batteri fa bene all'organismo e lo protegge da batteri cattivi e virus. Al mattino si è più alti rispetto alla sera. Mentre si dorme non si risente più della forza di gravità e la colonna vertebrale si allunga. Peccato però che di giorno si diventa più bassi. Le montagne russe fanno oscillare gli organi, quindi quando vi sembra che la pancia stia cadendo, in realtà sta girando all'interno del vostro corpo. Pensate che le vostre impronte digitali siano l'unica cosa unica del vostro corpo? Non è così. Anche l'impronta della lingua e l'odore sono unici. Se qualcuno vi annusa, è un motivo sufficiente per insospettirsi.
Se tutti i vasi sanguigni fossero allungati in un'unica linea, cavolo se farebbe male, ma farebbe il giro della Terra più di due volte. Un'impresa fantastica che non vedreste perché, non potete vivere senza i vostri vasi sanguigni. Mal di denti e mal di testa sono collegati tra loro grazie al nervo trigemino. Il nervo trigemino attraversa la mascella e arriva fino alla testa, per cui il dolore ai denti di solito va di pari passo con quello alla testa. Si perdono calorie facendo letteralmente di tutto. Una sana dormita di 8 ore, ad esempio, fa perdere fino a 800 calorie. E sì, si consuma energia anche mangiando. Una persona può stare senza cibo per più di 20 giorni. Tuttavia, se non si dorme per 10 giorni, il corpo smette di funzionare. A proposito di sonno, una persona media dimentica il 90% dei propri sogni. E forse è un bene. Altrimenti, immaginate quanto sarebbe folle il mondo. Il colore dei sogni è influenzato dalla televisione che guardavate da bambini. Se appartenete a una vecchia generazione che guardava la TV in bianco e nero, farete più spesso sogni monocromatici. Se siete abituati alla televisione a colori, anche i vostri sogni saranno colorati. Su 10.000 persone sulla Terra, una ha gli organi speculari, ovvero invertiti rispetto alla loro posizione abituale e consueta. In altre parole, il fegato è più verso il lato sinistro e il rene destro è leggermente superiore a quello sinistro. Le persone con gli occhi chiari, blu o verdi, tollerano meglio il dolore rispetto a quelle con gli occhi scuri. Gli scienziati pensano che ciò possa essere legato alla melanina che influenza il colore degli occhi. La lunghezza del piede è simile a quella dell'avambraccio. Non credetemi, andate a controllare. Io aspetto qui. Noi esseri umani abbiamo 7 buchi principali nel nostro corpo. La bocca, le orecchie, il naso, gli occhi e il nostro, come si dice in inglese per l'Australia, Down Under. Siamo anche un toro dal punto di vista geometrico. Un anello umano, una ciambella, un salvagente o addirittura un bagel, se ti piacciono i donut salati. Seriamente, contando i pori della pelle e tutto il resto, ci sarebbero milioni di buchi. Però, trilioni più probabilmente. Accidenti, siamo una groviera! I corpi emettono radiazioni termiche sotto forma di una piccola quantità di luce. Questa luce è 1000 volte meno visibile della luce normale, quindi non siamo ancora una torcia. Respirate profondamente dal naso. L'aria sale solo da una narice alla volta e le nostre fanno a turno. Condividere è prendersi cura. Il nostro cervello ci dice quando il nostro corpo fa male, ma non può sentire il dolore da solo. Il nostro cervello ci dice quando il nostro corpo fa male, ma non può sentire il dolore da solo. Non ci sono recettori del dolore nel cervello. La sensazione di stomaco che si alza è ciò che accade realmente. Attenzione! Ogni essere umano ha un odore unico, tranne i gemelli identici. Condividono lo stesso DNA e lo stesso odore. Le nostre impronte digitali non servono solo per identificarci alla polizia se abbiamo fatto qualcosa di sbagliato. Le creste permettono alla nostra pelle di allungarsi per evitare danni e migliorare il nostro senso del tatto. Quando si ha paura, si può diventare molto più forti di prima. Forse non riuscirete a sollevare una macchina, ma non sentirete il dolore o la fatica così rapidamente. Non voglio sconvolgerti, ti voglio solo dire che ogni secondo il tuo corpo produce 25 milioni di nuove cellule. Facendo due conti, significa che entro i prossimi 15 secondi avrai prodotto più cellule di quanto siano gli abitanti degli Stati Uniti d'America. Pensaci la prossima volta che penserai di non impegnarti abbastanza. Il cervello occupa solo il 2% della nostra massa corporea, eppure utilizza il 20% del fabbisogno di sangue e ossigeno. Inoltre, il cervello produce abbastanza energia da accendere una lampadina, da svegli almeno. Sai qual è l'organo più grande del tuo corpo? È la tua pelle, più spessa sui palmi delle mani e sulla suola dei piedi. Lo so che spolverare non è divertente, ma considera che gran parte della polvere in casa tua proviene da te. Ogni ora, infatti, la tua pelle perde qualcosa come 600.000 minuscole particelle e gran parte della polvere di casa è composta proprio da quelle particelle. Insomma, datti da fare a spolverare, su! Al giorno d'oggi è considerato un simbolo di bellezza, ma scientificamente parlando, l'arco di Cupido è una caratteristica molto interessante. I nostri lineamenti si formano ancor prima della nascita e l'arco di Cupido viene a crearsi quando la nostra faccia si chiude, per così dire, alla perfezione, ovvero il lato destro e il lato sinistro sono perfettamente simmetrici. Nei volti umani non si nota molto, ma se guardi sotto al naso del tuo cane, noterai una linea praticamente verticale. Ecco, anche i cani hanno l'arco di Cupido.
Sapevi che alla nascita hai più ossa rispetto all'età adulta? Appena nati, infatti, abbiamo circa 300 ossa, ma con la crescita alcune di esse si fondono tra loro. Ecco perché da adulti il totale scende a circa 200 ossa. Per quanto i denti siano tecnicamente parte del sistema scheletrico, non sono in realtà delle ossa. Sono simili e hanno delle caratteristiche in comune, ad esempio l'estrema robustezza. Ma non solo, sia le ossa che i denti sono composti per lo più di calcio. Per l'esattezza, circa il 99% di tutto il calcio presente nell'organismo va a finire nelle ossa e nei denti. Quel che resta va in circolo con il sangue. Ma allora, qual è la differenza tra le ossa e i denti? Molto semplice, le ossa possono guarire e rigenerarsi da sole, mentre con i denti questo non è possibile. Ecco perché bisogna prendersi molta cura di loro e, quando necessario, rivolgersi al dentista. Non sono solo le impronte digitali ad essere uniche per ciascun individuo, lo è anche la lingua. A quanto pare, infatti, le circa 10.000 papille gustative che abbiamo sulla lingua formano un disegno specifico e diverso per ciascuna persona. Circa l'80% di quello che credi sia sapore in realtà è un odore. I sensi del gusto e dell'olfatto lavorano spesso insieme e a te resta la percezione di un gusto. Probabilmente perché l'olfatto è circa 10.000 volte più potente del gusto. La prossima volta che ascolti la tua canzone preferita, fai caso al tuo battito cardiaco. Forse noterai che si intona perfettamente al ritmo della canzone. A volte, infatti, il cuore adegua la sua frequenza alla musica. Parlando di battito cardiaco, già che siamo in argomento, il tuo cuore batte in media per 75 volte al minuto. Significa che nel giro di un anno il tuo cuore avrà pompato abbastanza sangue da riempire una piscina olimpica. Ma ancora più incredibile, se tu collegassi tra loro tutti i tuoi vasi sanguigni uno dietro l'altro, la loro lunghezza equivarrebbe a 4 volte la circonferenza della Terra. Non provarci però, ok? Noi umani siamo gli unici animali dotati di mento. La comunità scientifica sta ancora dibattendo sul perché questa caratteristica fisica appartenga solo a noi, ma probabilmente il motivo è la conformazione della nostra mascella. L'evoluzione ci ha rimpicciolito i denti e soprattutto ha reso più piccoli i muscoli masticatori. Il mento rinforza quindi l'intera struttura. La pellicola trasparente sopra il tuo occhio si chiama cornea e serve ad assorbire meglio la luce. Si tratta dell'unico organo del corpo non irrorato da vasi sanguigni. Perché, ti chiederai? Perché la cornea è progettata in modo da assorbire l'ossigeno direttamente dall'aria. Se estraessimo tutto il grasso presente in un corpo umano, potremmo produrre ben 7 saponette. Inoltre, produciamo così tanta saliva nel corso della vita da poter riempire 2 piscine. Questa forse non la volevi sapere. Hai pensato a quanto cibo consumiamo nel corso della vita? Ti risparmio i calcoli. In media, ogni persona ingurgita circa 33 tonnellate di cibo nel corso di tutta la sua vita. Per capirci, a cosa equivale questa quantità? Al peso di ben 6 elefanti. Mica noccioline. Ogni persona al mondo si porta nel corpo quasi 2 kg di microbi e batteri, in media in ogni momento. Ma aspetta, non correre dal medico! Gran parte di quei batteri sono benefici per il nostro organismo e svolgono funzioni importanti nei sistemi digestivi e immunitari. Se vuoi sapere con precisione la tua altezza, ricorda di misurarla quando ti alzi la mattina. Questo perché al mattino siamo tutti alti circa un centimetro in più rispetto a quando andiamo a dormire. Fidati, è davvero così. Il motivo è semplice. Durante la giornata la cartilagine che divide le vertebre si assottiglia per le continue sollecitazioni e si comprime, riducendo pertanto la tua altezza. Sappiamo tutti che nel nostro corpo c'è energia sotto varie forme. Beh, sappi anche che il tuo corpo emette luce in un certo senso. Troppo debole per essere vista ad occhio nudo, ma sì, il tuo corpo brilla. Lo scrittore Mark Twain disse: «L'uomo è l'unico animale che arrossisce ed è l'unico ad averne bisogno». Non tutte le persone però arrossiscono, o se lo fanno, ognuno lo fa a modo suo. Ma quali possono essere le ragioni evolutive che ci fanno arrossire? A quanto pare si tratta di un modo per comunicare senza parlare. Così come i cani scodinzolano quando sono felici, così noi umani arrossiamo quando siamo emozionati o in imbarazzo. Un po' come quando rabbrividiamo per il freddo. Se il nostro occhio fosse una fotocamera, avrebbe una risoluzione di 576 megapixel. Ma la nostra vista muta nel corso della nostra vita. Appena nati, vediamo il mondo un pochino alla rovescia. Il nostro cervello, infatti, è programmato per ribaltare le immagini provenienti dalla retina, ma questo processo alla nascita è un po' incerto. Ehi, ci siamo divertiti questa settimana in palestra, sì? Tutto quel cardio e quei pesi?
Eppure sappi che il muscolo più possente del tuo corpo non è tra quelli che alleni. Si trova vicino alla tua mandibola ed è detto muscolo masticatore. In effetti la mascella deve lavorare molto, ma consumando meno energia possibile. Il muscolo più veloce invece si trova nel tuo occhio. Sai l'espressione in un batter d'occhio? Ecco, indica proprio qualcosa che succede rapidissimamente. Sai poi che il tuo naso è in un certo senso preprogrammato? Puoi notarlo ogni volta che starnutisci. Lo starnuto è un riflesso con cui il corpo si libera dei corpi estranei finiti nel naso, che altrimenti verrebbero inalati. Di un po', secondo te il dito mignolo è piccolo, debole e inutile? Beh, ripensaci, perché da solo contribuisce al 50% della forza della tua mano. Nessuno ha ancora ben chiaro il perché la gente sbadigli. Ma non siamo solo noi umani a farlo. Tantissimi animali, tra cui scimmie, roditori e felini, persino pesci, sbadigliano. Alcuni lo fanno per tenere a bada i predatori, altri, come i pinguini, come rituale di corteggiamento. I serpenti, invece, sbadigliano per rimettersi a posto le mascelle dopo aver mangiato. In noi umani, lo sbadiglio serve forse a rifornire di ossigeno extra ai nostri tessuti, oppure a regolare la temperatura corporea. Ma non si sa per certo. Le orecchie e il naso sono gli unici organi che non smettono mai di crescere. I nostri occhi, invece, rimangono sempre più o meno della stessa grandezza. Già a 3 mesi di età, la cornea raggiunge la sua dimensione finale.